Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video di Bimbi Boss. Quando vado al ristorante cinese, il mio piatto preferito è il riso alla cantonese. Io l'ho rivisitato per il Bimbi e gli ho messo anche un pochino di profumo allo zenzero. Vi indico subito gli ingredienti necessari per farlo. Gli ingredienti per questa ricetta sono 1200 g di acqua, 180 g di piselli surgelati, 120 g di prosciutto cotto a dadini, 3 uova sbattute, sale quanto basta, 250 g di riso parboiled classico, cottura 12 minuti, salsa di soia e olio extravergine di oliva quanto basta, un cucchiaio di zenzero in polvere. Per questa ricetta avremo bisogno di tutti i componenti del Bimbi, ergo ovviamente il Bimbi, il cestello, il varoma col vassoio. Perciò inseriamo 1200 g di acqua all'interno del boccale del Bimbi. Uniamo un cucchiaino di sale. E un cucchiaio abbondante di zenzero in polvere. Posizioniamo il cestello. Richiudiamo col tappo e impostate 9 minuti, 100 gradi, velocità 1. Nel frattempo che l'acqua bolle, nel recipiente del varoma sistemiamo i piselli surgelati e i cubetti di prosciutto cotto. Appoggiatevici sopra il vassoio e lavate e strizzate per bene un foglio da carta forno. Appoggiatelo sopra e rompete e sbattete 3 uova in una ciotola a parte. Aggiustate le uova con un pizzico di sale. Versate il tutto sopra il foglio di carta forno e richiudete con il coperchio del varoma. Benissimo, adesso mettiamo un attimo da parte il varoma. Apriamo il boccale e ci versiamo dentro nel cestello il riso. Mi raccomando che sia parboil classico e cottura 12 minuti. Chiudete, rimetteteci sopra il varoma e impostate 12 minuti, temperatura varoma, velocità 1 sempre. Ed eccoci qua. Abbiamo finito. Adesso munitevi di una risottiera. Aprite il varoma e, aiutandovi con la spatola, tagliate a striscioline la frittatina che abbiamo appena fatto. Se preferite potete tagliarla anche a cubettini, io preferisco a cubetti. E facendo attenzione a non scottarvi, prendete il foglio di carta forno e trasferite la frittata dentro la risottiera. Eccoci qua. Togliete il vassoio, prendete il recipiente e unite pisellini e prosciutto alla frittata. Prendete il riso, aiutandovi con la spatola e rovesciate il riso. Insieme a tutto il resto potete unire della salsa di soia. Questa è a vostra discrezione, se vi piace il sapore della salsa di soia oppure no. A me piace, io un po' la metto. Ok. Aggiungo anche un po' d'olio di extravergine d'oliva, giusto per non farsi mancare niente. Mescoliamo per bene. E siamo praticamente pronti ad impiattare. Thank you.
Ed eccoci qua, il nostro riso alla cantonese al profumo di zenzero è decisamente pronto. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito a iscrivervi al canale, commentare e lasciare mi piace. Un bacione da Bimbi Boss. Ciao!